Ciao a tutti, adesso vi farò un tutorial su make-up abbastanza semplice. Come primo step vado a pettinare le sopracciglia, vado a fare la forma che più mi piace. Io già ho le sopracciglia con una forma abbastanza pronunciata, abbastanza decisa, perciò vado soltanto a fissare così. Intanto che asciugo vado a mettere un goccio di fondotinta che stendo inizialmente con un po' di col pennello e poi andrò a stendere con la spugnetta per rendere il tutto più omogeneo. Ne vado a mettere veramente poco sia perché è finito e sia per fare un trucco abbastanza naturale, non troppo pesante. Questa è la quantità di prodotto che vado a stendere sul viso e poi vado a prendere un pennello abbastanza grosso e vado a stendere il prodotto su tutto il viso. Così. Vado ad utilizzare un fondotinta abbastanza chiaro, così che poi andrò a utilizzare un correttore leggermente più scuro perché non utilizzo bronzer. Ma soltanto blush, quindi andrò a utilizzare il correttore sulle macchioline, sulle imperfezioni e sulle occhiaie, che in questo periodo ce ne sono parecchie perché non dormo. Il consiglio che vi do è: se riuscite, non stendete troppo il prodotto, ma picchiettate. È molto più facile picchiettare con la Beauty Blender. Però consiglio prima di stenderlo con la spugnetta e poi a proposito, come ad esempio ora, andare a picchiettare con la spugnetta stendendo tutto il prodotto per far sì che sia omogeneo perché come vedete il pennello non lo stende in modo omogeneo. Ora che è stato steso in modo chiaramente molto più omogeneo, vado ad applicare il correttore che applico qui sulla fronte. Sulle occhiaie, dove ne ho messo un po' troppo, e sul nasino che ho un brufoletto. E invece questo vado a stendere con la spugnetta, che vado ad umidificare con lo spray fissante, che è finito anche questo. Vado a fare così e vado a picchiettare, non a fare così, non a stendere come se stessimo colorando con un pennarello, ma picchiettare per non lasciare linee. E vado a fare così finché non ho steso tutto il prodotto. Ok, ora che siamo a base fatta, io vado a mettere un po' di vaselina che dopo quando andrò a fare la lip combo mi aiuterà a non avere le labbra secche o con le piovette. Io vado a stenderla così con le dita sulle labbra. Al contrario, perfetto, così e ora le labbra secche o con le piovette, io vado a stenderla così con le dita sulle labbra. Al contrario, perfetto, così e ora vado ad applicare un po' di blush leggermente perché questo è molto pigmentato. E vado a stenderlo con lo stesso pennello del fondotinta, appunto per il motivo che è molto pigmentato, così che stavo dicendo così che il prodotto non venga super pigmentato sul viso, ma che venga un effetto, diciamo, naturale. Così. E faccio lo stesso di qui. Vado ad applicarne anche leggermente sulla fronte e sul nasino, dove ora andremo a fare contouring, se trovo il prodotto, a proposito. Vado a prendere un pennello così e un contour freddo, mi raccomando, e vado a fare una lineetta sotto il naso. Io ho preso forse un po' troppo prodotto, ma poi si sfuma. Poi vado a fare una specie di pallina qua e
e a chiuderla e poi tiro due lineette sottili fino a sopra, così che dopo andrò a chiaramente sfumare con la spugnetta. Ok, ora con la spugnetta vado a fare così, non a farlo uscire dalle righe, mi raccomando, perché sennò esce un po' storto, ma a picchiettare sopra dov'è, senza strisciare, così che si deve vedere e non vedere. E poi andiamo ad applicare l'illuminante con un pennellino più piccolo, però sempre con questa forma qua, così da seguire, diciamo, l'interno delle linee che abbiamo fatto col contouring, così, tanto per sembrare un palo della luce. Dopo andrò a fissare il blush con le polveri e mischierò il blush con un leggero contour caldo per scaldare un po' il viso. Comunque l'illuminante vado a metterlo anche all'interno dell'occhio. Ok, non troppo ovviamente, ma il giusto sotto il sopracciglio, e lo andrò ad applicare dopo su questa parte delle labbra quando avrò fatto la lip combo. Ora, sempre con lo stesso pennello, vado a prendere appunto un po' di blush e quel poco di contour caldo che mi è rimasto e vado a fissare, vedete, le polveri. Fissare il liquido con le polveri, scusate, così, non troppo ovviamente, ma per far sì che sia ben compatto il tutto. Ok, ora andremo ad applicare il mascara, ma prima a piegare le nostre ciglia con un bellissimo piegaciglia rosa, stupefacente, e che salva ogni situazione perché da delle ciglia piatte come le mie, ad esempio, questo è l'effetto. Utilizzatelo, mi raccomando, mai dopo aver applicato il mascara. Piegate le ciglia anche dall'altro lato. Ora vado ad applicare il mascara, che è il mio must have, perché io senza mascara non vivo, e vado ad applicarne non troppo perché poi andrò ad applicarlo una seconda volta, ma la seconda volta servirà per far sì che si veda di più. La prima volta sarà solo per separare le ciglia e dare una forma al nostro occhio, così lo piegate, diciamo, meglio nell'occhio sinistro, ma non è un problema perché poi si sistema tutto con il mascara, come notate. Qua ho messo più prodotto, qua di meno. Ciò vuol dire che dopo andrò ad applicare più prodotto nell'occhio destro che in quello sinistro, ma in realtà si può salvare la situazione anche ora, così. Io, bello, se non mi sporco, non sono io. Ora vi svelo la lip combo che utilizzo io, nonché andare all'insotto delle labbra, nella parte inferiore, con una tinta e andare ai lati a fare così. Nonché colorare fino all'interno. Sopra invece mai uscire dai bordi, se no l'effetto non sarà naturale, ma si noterà molto, con una tinta e andare ai lati a fare così. Nonché colorare fino all'interno. Sopra invece mai uscire dai bordi, se no l'effetto non sarà naturale, ma si noterà molto. Così. Ok, e all'interno vado a mettere una tinta molto più chiara.
di questo colore. Per rendere questo colore alle nostre labbra, che sono morbidissime per la vaselina e sembrano molto più grosse per ciò che abbiamo fatto nella parte inferiore delle labbra. Ora faccio una seconda passata in questo occhio e vedo se servirà anche nell'altro. Così, ma non credo. Direi che non serve. Altro mascara, forse leggermente nelle ciglia più vicine al naso, così, e vado a metterne un po' anche sotto l'occhio, nelle ciglia inferiori, così. Ok. Questo è il risultato, tralasciando questo piccolo inconveniente. Questo è il risultato del make-up. Spero vi piaccia e niente, un bacio. Ciao!